Ah, tutto bene. Sono un po' pisto, però Officine è la scuola migliore di Roma, credo, quindi non c'è problema. Dico più forte. Officine è la scuola migliore di Roma, forse d'Italia. Buah. Volfa, qua sei davanti alla luce. Che troppo. Volta, tu devi coordinare, così metti a peffolo di prima coordinare ragazzi, okay. Così baci. Così ma insomma, ma è possibile mai? Ma io non lo so. Cioè lui è uno dei coordinatori, no? Tenete il viso leggermente più sparato, in modo da fare contrasto con il fondo scuro. Oggi siamo qui al cinodromo e Massimo ci ha portato qui per fare diversi set. Eccone qua uno, adesso vi faccio vedere uno. Qui siamo con Ambra. Vedete, ascoltate, l'esposizione calcolatela sul viso del soggetto, che sarà un 125esimo, un 60esimo 8 a 400 ASA dovrebbe essere. 60esimo 8. Oh, 125. Però voglio farvi vedere una cosa, ragazzi, che è importante. Piglia poi, mettiti in posa, appoggiati con la schiena qua. Bravo, così. Porta la spalla sempre indietro. Massimo sa tutti i numeri a memoria, qualsiasi cosa tu guardate, possa dire, lui lo sa. Sono un po' nero, chi lo sa? Guardate sotto al mento. Vedete sotto al mento, raga? A farfalla! E a farfalla! Io tu metti in capo e farfalla! Guardate sotto al mento! E guardate adesso, e questa è la cosa importante. Non è importante se scattate a 125,8 o a 60,11, tanto lo sapete, e poi ci smanettate con Photoshop e la recuperate. Perché allora, c'è l'ombra qua, invece con quello se l'era. Esatto, la cosa importante è questo, questo non lo potete recuperare, questo lo dovete aprire voi in fase di ripresa. Giro il viso a guardare la mia sinistra, perfetto, ferma così, ecco qua, vedi da bene? Il soggetto in chiave di lettura, la prospettiva che mi porta sul cane, il cane al centro dell'inquadratura in un posto quasi centrale in modo che non assuma importanza, lo sguardo del soggetto che guarda qui e taglia la diagonale del fotogramma. E questo è quello che voi dovete fare, e questo lo potete fare solo nel momento in cui siete da soli, avete un minimo, un attimo di concentrazione e decidete dove inquadrare, dove posizionare il soggetto e dove far mettere la luce. Questo lo dovete imparare a fare, non dovete tornare a casa e mettere foto su Flickr e fare quanto sono bravo, quanto sono figo, perché è inutile, cioè quanto sono bravo, quanto sono figo. Bene, adesso ci dirigiamo verso un altro set, vediamo cosa stanno facendo. Oh, eccoli. C'è un solo punto in cui questa linea qui orizzontale viene esattamente sovrapposta alla linea del muretto. In questo caso voi non avete più due linee orizzontali, ma ce n'avete una sola, perché questa vi nasconde l'altra.
E quindi questo è quello che voi dovete ragionare, diciamo. Se avete più linee orizzontali avete un'immagine più statica, perché sapete che una linea orizzontale è una linea statica. Se avete più linee verticali avete un'immagine più dinamica. Se voi nella composizione inserite più linee verticali, allora non dovete dovete fare in modo che questa linea non nasconda quella. Linea orizzontale è meno. Questi sono i ragionamenti che dovete fare quando fate l'immagine. Altro gruppo, eccolo qui, vediamo che fa Massimo Orso. Even though if we're still friends, it's so confusing. Understanding you is making me not want to do the things that I know I should do. But I trip fast and then I lose, and I hate looking like a fool. Sono venuto a fare backstage, ci fotografiamo. Questa è un po' mai spesa. Backstage. Questo è un bel documento. Una giornata all'Acrobax. Poi... A te come va, ragazzo? Tutto bene? Va benissimo, grazie. Federico, solo perché sei diventato un autore che espone al festival, non ti permetti di poi di pigliare i numeri di telefono delle modelle, capito perché uno vuole diventare fotografo? Ora sì? Sì, ok. Cambia la temperatura colore però, per fango, metti nuvoloso. Mi sembrate due frosci, mi sembra. Aspetta, Massimo. Giornata come ti è sembrata? Interessante. Veramente ancora non è finita. Appunto, pensa un po' che succede dopo. Immagina un po'. Adesso tutti imbriachi, che cosa possiamo combinare? Non ci voglio pensare. Oh, i due fidanzati. Aspetta, ma c'è un po' di foto. Bella foto, andate a fare i workshop, quando trovate il master di Monte Sesta, modella figa, fate uno scatto, avete fatto la bella foto, fate il master perché scopriate da internet. La cosa importante, quello che dovete imparare, è avere il controllo sul set, cioè decidere di avere una foto come voi l'avete pensata. Per far questo non potete scattare assieme, quindi è già l'impostazione sbagliata, dovete stare una alla volta, ti devi concentrare, devi mantenere, devi stare un rapporto con il soggetto. Devi guardare e decidere già che io farò partire queste due linee dagli angoli in basso del fotogramma che mi portano su quel cane e lo vado a montare su un terzo laterale e quindi c'è un soggetto in chiave di lettura. E questo è quello che dovete vedere.
il video per voi che dovete decidere l'immagine.